Buonasera a tutti ragazzi, ben trovati con la IRF, buonasera dal vostro RV Gambaro e buonasera ad Ale. Dal vostro Fede Stifanzo, buonasera a tutti, buonasera Fabrizio, è un piacere essere qui con te stasera, siamo a casa nostra, siamo. Sì, esattamente, anche a me fa tanto piacere, soprattutto tanto piacere essere qui a Monza, a casa nostra, in Italia, al Tempio della Velocità, e questa sera si andrà abbastanza veloci perché c'è una qualifica breve. C'è la gara sprint e poi ovviamente ci sarà la canonica gara al 50%, però con le qualifiche brevi si va sempre, sempre più veloci. Scusate un attimo ragazzi, un po' di ritardo, ci sono stati alcuni problemi tecnici subito risolti. Come vedete siamo belli completi questa sera, abbiamo tre wild che sono Sbinotto SF1000 in Aston Martin, Golden Leon in As e ZF1 Prince in As. Diciamo appunto qualifiche breve, quindi vedremo subito tempi di un certo livello, subito piloti che scenderanno immediatamente in pista. Bisognerà stare attenti anche qui al gioco di scia, a vedere appunto chi riuscirà ad approfittarne in maniera abusiva e chi invece tra compagni di squadra se la darà, perché appunto essendo qualifiche brevi ci sarà parecchio traffico in pista, quindi chissà che qualcuno non possa regalarci un super tempo approfittando di una scia abusiva, appunto come dicevo prima. E Ale, velocemente un commento sulla pista? Sì, vabbè, la pista la conosciamo tutti, l'autodromo di Monza che si estende per 5.793 metri, è stata inaugurata a settembre del 1922, ha fatto appunto centesimo anniversario l'anno scorso. È una pista molto veloce, non per niente si chiama il Tempio della Velocità, è la pista con velocità medie più alte. Dove però ci sono anche diversi punti di sorpasso più e meno rischiosi, ovviamente il preferito dei piloti è la prima variante, dove si è arrivato. Tanto la perde Nicio, scusami, ero on board con lui e ha rischiato anche di spaccare, fortunatamente sì, per lui nessun danno. Sì, comunque sì, bisogna stare attenti perché la pista sarà anche un po' scivolosa magari ora. Sono le prime auto che scendono in pista, cominciamo a vedere anche i primi tempi. Vediamo subito il gioco di scia anche da parte di Giudap e Mommo, Mommo che saranno la scia Giudap nell'ultimo settore. Sì, vediamo. Dicevi Ale, scusami? No, dovrebbe essere nel giro Giudap, quindi vediamo un attimo. Sì, prenderà un po' di scia, vediamo. Comunque fa un 28 che è un tempo 28. Altino, un tempo un po' alto. Interessante. No, come dicevo Fabio, il punto di sorpasso favorito dai piloti è alla fine della zona DRS sul rettilineo principale, alla prima variante, e anche se volendo, se uno vuole rischiare un po' di più, è possibile passare anche prima dell'Ascari o prima della parabolica, però ecco, sono questi i principali punti di sorpasso. Sì, tra l'altro al momento sto vedendo Shagod che sta per chiudere il giro, qualifica breve asciutta, fa un grande 19.8 Shagod, comunque non male come tempo, dicevo qualifica asciutta, vedremo se poi anche sprint e gara classica saranno sull'asciutta. Intanto, oh, Checco Russo, colpo di scena subito, ritiro per Checco Russo, vediamo se riusciamo a beccarlo, se è ritirato, è all'uscita di Lesmo 2, di Lesmo 1, l'uscita di Lesmo 1, eccolo lì, lo vediamo. Tanto gran tempo di Simo che si mette secondo momentaneamente, anche quello di John Zarate, anche un 20-0, dicevo che Corusso colpo di scena, ritirato, sicuramente era un protagonista atteso per stasera, che lui è un pilota molto molto veloce. Tanto siamo su Sbinotto che fa un 53-0 nel settore centrale. Anche Ciuccia e Oltre Andrea si danno la scia. Gabri 1-20-0, si mette davanti a Simo Skiller, stasera pista che comunque non presenta tante curve, quindi probabile vedere tempi molto molto vicini. Così come stiamo vedendo in questo momento. Tanto sì, c'ha Sbinotto 19-9. Gran tempo anche di Thomas 19-9. Intanto sto aspettando Sbinotto che sarà andato a chiudere il giro. Vediamo, dovrebbe essere anche forse un buon tempo. Va 21, si mette sesto. Momentaneamente in sesta posizione. Andiamo indietro però, perché c'è Ultra Andrea che ha preso un po' di scia. Anzi, che Ciuccia lo sta trainando per tutto il giro praticamente. Quindi Andrea approfitterà di una super scia da parte del compagno di squadra. Vedremo se adesso avrà parecchio vantaggio. La parabolica ha preso scia su Simo. Infatti 52,7 Andrea, 52,7. Sta facendo un grande grande giro Ultra Andrea. Qui legge la correzione. Ha dovuto alzare un po' il piede. Tanto Marzai 19,9 si mette terzo. Vediamo adesso Andrea però.
tutto il giro in scia a ciuccia, tutto il giro. Ah, anche qui non la fa benissimo, qui la parabolica non esce proprio molto bene. Vediamo, 17, 18, 19, 19, 8. Ciuccia intanto 19, ciuccia 4. 19, 4. Che giro ha fatto? Ma che giro ha fatto Ciuccia? Incredibile, mamma, senza scia. Da dove è uscito? RV Ciuccia Rodelle. Incredibile, ragazzi. No, qui tanto impressionante. Senza scia che l'ha data Andrea. Incredibile. 19-4. Che giro ha fatto Ciuccia Rodelle. Si mette momentaneamente in pole position e vediamo, perché è un gran bel tempo e senza scia, quindi chissà se magari non possa anche migliorarsi ancora di più. Eppure anche è solo il primo tentativo della Q, quindi occhio. Tanto c'è Nicio che sta per lanciarsi, quindi andiamo un boro su di lui. Io non me l'ero concentrato su Andrea, non me l'ero proprio accorto che aveva fatto Fuzzi. Anche io, perché cioè, ti viene, no? C'è il pilota dietro in scia, ti aspetti faccia lui il tempo più veloce. Invece no, invece Ciuccia. Sì, intanto si lancia Nicio. E dall'altro, ragazzi, dopo andremo ad elencare le classifiche tra la sprint e la gara normale, che ci saranno 5 minuti di pausa. Andremo lì a elencare la classifica piloti, sì, e costruttori, e anche quella corporazioni, perché siamo comunque all'inizio della settimana di Monza, quindi è giusto elencare la corporazione inizio, diciamo, prima serata per VOA. Tanto Nicio 26.5, primo settore. Leggera correzione in uscita dalla Roggia, variante molto molto difficile, dove lì si fa tanto del giro finale. Lesmo 1, Lesmo 2 per Nicio, e si lancia dritto sul rettilineo, che poi lo porterà a seconda zona di RS e alla Scari poi successivamente. C4-3-4 è alto, alto. C4-3-4 è 7 decimi sopra il tempo di Ultra Andrea, che ha fatto un 19-8. Forse si è rilanciato con gomma usata, mi sa Nicio. C'è anche da vedere chi ha preferito magari montare un assetto più scarico, chi è andato per un assetto più carico per la gara. Insomma, bisognerà vedere anche qui le varie strategie, le varie interpretazioni, a cosa porteranno. Tanto Nicio 22, incredibile, sì Ale, sono subito da te, incredibile quanto siano vicini tutti, guarda, praticamente da Nicio fino a Bolli ci sono solo 3 decimi, ci sono una decina di piloti, tutti molto molto ravvicinati, qui migliorarsi anche di un decimo e mezzo fa tanto tanto la differenza. E comunque sì Ale, sono d'accordo con te, qui bisognerà vedere appunto chi è andato a sacrificare un po' magari la gara, chi la qualifica, chi un assetto più carico, più scarico, però prevalentemente penso tutti siano su un massimo di ali anteriori o posteriori che vada dal, diciamo che varia dallo 0 al 4, credo, un punto di ala. Sì, chi è più carico secondo me ha 4, non di più, anche perché se no ti penalizza troppo. Tanto vediamo, c'è Goldeleno che si sta rilanciando, sì. Poi Simo Schiller e Gio Zarate che stanno c'è vedendo. C'è una bandiera gialla, vedo c'è un Alfa e una Aston Martin fermi. Golden Leon che migliora di quasi 3 decimi il suo primo settore, quindi è sul 20-0 momentaneamente. Occhio che lui non è male come pilota, è una wildcard che abbiamo imparato a conoscere durante la Diecianelli come nostro avversario. Questa sera per noi è un piacere averlo anche come wild in ILF, quindi vedremo che cosa saprà dare questa sera nel Gran Premio di Monza. Vediamo adesso anche il suo settore centrale. Si può schedere un decimo e mezzo meglio e va verso la parabolica. 53-0 per Golden Leon, si migliora di 5 decimi su 19-8, sta facendo un gran bel giro. Occhio che potrebbe mettersi anche momentaneamente in prima seconda fila. Secondo Simo Schiller, 19-7. Gran giro di Simo Schiller, 19-7. Attenzione però Golden Leon, attenzione, arriva Golden Leon, 19-7 anche lui, si mette terzo. Si mette terzo Golden Leon, ma grandissimo anche il tempo della Red Bull di Simo Schiller. Momentaneamente secondo e c'è ancora un tentativo. Oh, Manuel a muro, Manuel a muro. Intanto Gio Zarate secondo, attenzione, andiamo su Manuel. Manuel ha sbinnata, serata prevento di parte in salita per lui. Ma è incredibile anche il tempo di Gio Zarate, 19-6. Per il momento siamo primi tre sorprese, tre piloti diciamo di metà griglia che si trovano primo, secondo e terzo, ma mancano ancora ovviamente i tentativi di Shagod, che è sotto di 4 decimi al settore centrale, arriva adesso a chiudere il giro. Potrebbe essere un 19-4, 19-5.
arriva il ripusciato di pilota Williams che la piazza in pole position momentaneamente, 19-3. Ultra Andrea, vediamo il suo settore centrale. Vediamo Marzai sul... no, si lancia ora Marzai, scusa. No, 19-6. No, Marco, 19-6. 19-6, quarto. Andre sotto di un decimo, sotto di un decimino. Vediamo se... Asbi mette il decimo e mezzo sotto. Asbi anche su 19-5, occhio che... Arriva Andrea. 16, 17, 18, Andrea, 19,5, si mette terzo. E le Ferrari per il momento a casa loro e a casa nostra sono seconda e terza momentaneamente. Vediamo però, perché c'è Marco che forse sta provando un altro giro. Oddio, l'Ers ce l'ha. Sì, sta spingendo Marco, vediamo, eh. Ah, no, il settore centrale è altissimo, no. Wally. Che non si è migliorato il primo no, abortito. No, ha già fatto il giro prima e è peggiorato di 8 millesimi. Andiamo su Sbinotto che prenderà anche un po' di scia davanti della McLaren di Mommo. Ah, non si migliora. Nemmeno Gabri si sta migliorando. Vediamo, forse Mommo. Si lancia Micio ora. Dovrebbe essere Mommo, però è alto. Non so se. Sì, Mommo è alto, Mommo è altissimo. Sì, Mommo è altissimo. Infatti rientra in box. Mommo, andiamo su Nicio allora, andiamo sul pilota Williams. Sì, Nick, questa è la categoria più alta, sì. Si migliora di 2 decimi il primo settore, attenzione. Tutto Sbinotto è rientrato. Molto pulito qui Nicio, affronta le due lesbi in maniera corretta e pulita. Si lancia adesso verso la scala e verso la chiusura del secondo settore che chiude in 53-3, si migliora di un decimo. Ha perso qualcosina. Pulitissima la scala. Vediamo. Non so se ce la farà fare l'ultimo tentativo, Nicio, eh. Ringraziamo. Ah, infatti rientra. Nessun giro. Intanto ringrazio Dani che ci aiuta, diciamo, nel pubblicizzare il campionato, nel dare i consigli a chi vuole entrare. Ti ringrazio Dani. Saluto Vale, intanto saluto Nanni, Polla, Stima e la Nemesi Esports che infatti giustamente viene a fare il tifo per il loro Golden Leon. Salutiamo la Nemesi. Ciao intanto, a tutti ragazzi. E intanto siamo pronti per l'ultimo tentativo di questa Q breve. Vedremo chi sarà il primo a fare il giro, l'ultimo tentativo. Forse Alessio Pagano. Sì, Alessio Pagano è il primo che farà l'ultimo tentativo di questa Q breve. Ti piace questo formato, Ale? Diciamo di Q brevi, sprint e gara? O preferisci sempre il formato normale, Q completa e gara normale? Io, a me sinceramente piace questo formato. Comunque vedere due gare è sempre... Che poi alla fine sono due gare, va bene che una vale più la quali come qualifica, però sono due gare con due partenze al semaforo, c'è più adrenalina, a me piace molto questo format. È bello una volta ogni tanto, ecco. Se dovesse essere sempre, ti direi anche no. Però una volta ogni tanto ci sta per mescolare un po' le carte. Sì, guarda, anche a me non è che faccia impazzire. Sì, ogni tanto così buttato ogni tanto così va bene, ecco, come abbiamo fatto noi per esempio 4 gare su 22 va bene, ma poi sempre no, anche perché la Q breve comunque poi una pista come Monza, ad esempio, ma anche altre piste diventa un po' complicata da gestire pure per i piloti. Ecco, magari per chi la guarda, per chi commenta è meglio un formato del genere, forse per chi corre. Noi siamo anche comunque, corriamo anche e preferiamo comunque, almeno io preferisco sempre il formato classico perché completo. Tanto Alessio Pagano si troverà davanti un traffico enorme, e prende anche nullo, guardate che traffico assurdo, sembra Ferragosto, la Salerno Reggio Calabria a Ferragosto, incredibile, arriva incredibile il traffico, guardate qui.
un trenino di macchine assurdo, nessuno che vuole dare la scia all'altro. Oh! Oddio, c'ho Zarate! Che ha preso un piano gasme! Incredibile! Colpo di scena clamoroso, rivediamo qui con 5 posizioni per età per Joe Zarate. Colpo di scena incredibile, prende in pieno gas Thanos. Però attenzione, adesso mi devo un attimo concentrare davanti, perché c'è un trenino che è guidato da Shagod, che avrà il vantaggio di non avere nessuno davanti. Intanto tutti lì che rallentano prima della parabolica. Vedremo che riuscirà a fare il tempo. Shagod ce la fa sicuramente, tranquillo, non ha davanti nessuno. Arriva anche dietro Gabri, che è praticamente incollato. Gabri è praticamente incollato a Shagod e si farà tutto il giro dietro Shagod. Poi si lanciano le due Ferrari, si lancia la Red Bull di Simon Skiller, mi sembra. Sì, di Simon Skiller. Adesso a questo punto andiamo su Shagod. Si è girata anche Mommo. Incredibile colpo di scena di Joe Zarate. 5 posizioni di penalità. Intanto Shagod, il primo settore, non si migliora. Ah, qui sbaglia pure. Corso a lungo. Qui sbaglia pure. Shagod la perde, Shagod la perde. E la perde anche... Chi è che l'ha persa lì? Non ho visto, sono riuscito a capire. Intanto Simon Skiller sotto i 12 millesimi al primo settore. Simon Skiller anche sotto... Manuel l'ha perso. Ah, ma anche Manuel. Intanto Simon Skiller sotto i 12 millesimi. Malzai ha preso bandiera, non è riuscito a rilanciarsi. Gol del Leon terzo. Andiamo un attimo su Simon Skiller però. La stava perdendo anche Simo. Incredibile caos. Occhio perché in questo momento mi sa che le Ferrari possono essere favorite per fare una pole position. Tanto Simo non si migliora nel settore centrale. Andiamo davanti però, andiamo davanti. Andrea sotto di un decimo. Ciuccia sotto di 4 millesimi nel settore centrale. Occhio ad Andrea però, occhio ad Andrea. Ha una grande chance di fare la pole position. Andiamo a fare il print. Nono. Niente. Arriva Andrea. Terzo, 19,5. Si mirava sui 37 millesimi. Ha perso un po' all'ultimo. Vediamo però, aspettiamo Anna un attimo. Le Alfa. Asme. Asme mi sembra alto. Ora. Ecco. 14 millesimi sopra, Vediamo Wally. 7 millesimi. Oh, Wally no. Wally no, si sono abortito il giro, sia lui che Gabby. Ma l'ha abortito, Mister Orso? E quindi Mister finisce Orso. Così. Ed è pole position per R.B. Shagod, che nonostante non sia riuscito a fare l'ultimo tentativo e l'abbia sbinnata, la mette in pole position davanti a due incredibili Ferrari, soprattutto l'incredibile Ciuccia Rodelle, che ottiene una prima fila che probabilmente gli manca dai tempi della RVL. E comunque Ultra Andrea che si mette in terza posizione, che continua a coltivare quel suo sogno di rimonta complicatissima, impossibile quasi, su Marco, che comunque parte settimo. E ricordiamo che c'è una sprint da giocare e punti da assegnare con Joe Zarate, che purtroppo per lui prenderà 5 posizioni di penalità che peseranno un bel po', quindi si troverà a partire addirittura a undicesimo. Sì, che poi non è, cioè, è un bug, perché lui ha dato gas sul cordolo esterno alla seconda di Lesmo e c'era Gasme all'interno che gli dava spazio, l'ha persa, l'ha preso in pieno, però non ha fatto apposta, coraggio. E quindi finisce così, qualifica molto tirata. E occhio perché sarà un problema anche per gli altri due campionati, RVL e RVS, questo fatto del traffico a fine Q, perché tutti si vorranno lanciare, vorranno approfittare della scia, quindi converrà, diciamo, fare subito un gran bel tempo, primi due tentativi, e poi, diciamo, tentare un rischio all'ultimo. Sì, assolutamente sì. E occhio soprattutto adesso alla staccata in curva 1, perché mi sa che qualche contattino potremo vederlo. Speriamo nulla di grave. Sicuramente in curva 1 qualcosina si vedrà. Anche perché insomma arrivi molto veloce laggiù in fondo. Però vedremo. Ovviamente la sportellatina ci piace anche, il contatto a buttare fuori, ovviamente no. Esatto Nanni, ormai è un abitué per me ritirarmi al primo tentativo dalla Q1. Sono due qualifiche che praticamente non partecipo, però bene o male riesco sempre ad arrivare quantomeno al podio, quindi lo faccio per divertirmi di più, diciamo così. E intanto sole anche per la sprint, quindi gara asciutta. Ci godremo questi 9 giri tutti d'un fiato, vedere chi riuscirà a mettere un poco a posto poi la partenza successiva della gara normale.
Soprattutto vedremo se qualcuno tenterà un rischio oppure cercherà di mantenere quantomeno la propria posizione. Sì, qualifica breve che si conferma caotica, soprattutto perché 20 piloti alla fine a provare a fare un tempo non è Tosto. semplicissimo. Io penso, ora va bene Alessio Pagano ha preso taglio, ma cioè, si trovava 12 macchine davanti a lui. Cioè. Sì, veramente, soprattutto una pista come Monza, che poi tra l'altro è anche molto corta, comunque molto molto pericolosa. Intanto ha ragione Dani, è vero. Almeno se dovessi ritirarmi il giovedì aspetto 17 minuti e non tutto Q1, Q2 e Q3, quindi sì, è vero. Giovedì sarebbe perfetto ritirarsi, sì. Giovedì è perfetto, dai, così aspetto 18 minuti, subito la sprint, posso rimontare in sprint, poi c'è la gara. Partono le gufate subito. Sì, ormai è un'eterna gufata dall'inizio anno tra Williams e Red Bull. Quando volete, ragazzi, è tutta la serata qui Sì, intanto per vediamo la tribuna di Monza. partire. Sì, molto Questa opera bella. architettonica, sì. Se volete vi do un aggiornamento su Torino-Cremonese. 2-2, partitone. Ragazzi, vantaggio al Torino, poi due gol della Cremonese, pareggio di Singo al 79esimo. 2-2 in questo momento. Ma ho anche gli inviati, ma dove lo trovate un altro campionato così? Intanto notiamo le tribune sopra il paddock con tettoia. Sì, intanto possiamo intravedere George Clooney e Brad Pitt. Sono venuti a seguire qui il campionato della IRF. Tutti lì pronti sopra il paddock. Quest'anno a premiare la pole position c'è Gambaro. Vestito da velina. Esatto. La Nemesi ci chiede chi vince la sprint. Per me la vince Shagod. Occhio a Ciuccia, io dico. Mi sei piaciuto, Ciuccia ci può stare, dai, stasera può essere la sua serata. Tra l'altro sono primo e secondo i due piloti che hanno fatto la gara della Dicianelli a Monza, può essere un caso? Io non credo. Chi lo sa, Ci neanche io. siamo, ci siamo, 4, 5, allo sperimento dei semafori, via, ancora no, il via del Gran Premio con un'ottima partenza di Shagod dietro, non bellissima la partenza di Golden Leon che perde subito una posizione, occhio dietro intanto ai contatti. Vila via tutto liscio per il momento. Occhio alle staccate adesso. Che è successo? Ciuccia ha preso Shagod. Ciuccia ha preso Shagod. Incredibile, incredibile. Occhio qui ancora ai contatti. Tanto ho visto, vedo una Aston Martin che Ultra Andrea veniva da va primo Ultra Andrea. Contatto incredibile. Simo Schiller Spinotto. Simo Schiller ritirato. Contatto incredibile. Marco Quarto intanto. Safety car virtual. Virtual. Incredibile. Spinotto è rientrato come un Safety, safety, pazzo. safety ora, safety ora. Spinotto è rientrato come un pazzo. Ciuccia, non so cosa sia successo, non ho capito. Ciuccio in curva 1 ha staccato lungo e ha preso Shagod. Dopodiché Ultra Andrea è uscito meglio e ne ha approfittato anche però Fireprince con l'As che si è infilato tra le due Ferrari. Però ci sarà da discutere. Intanto incredibile il contatto con Spinotto ripreso in live, praticamente è andato dritto per dritto e non si rientra così in pista. Il pilota Sì. Aston Martin continua a essere una condanna di questo campionato, incredibile. Intanto sì, Ultra Andrea gode perché è primo. Marco è subito lì dietro quarto. Poi abbiamo le due Williams, Nish e Shagod in nona e decima posizione. Shagod che diciamo sì, gliel'ho gufata un po' perché è senza ala Shagod. Shagod è senza ala, totalmente se qualcuno l'ha senza ala. preso. Quindi dovrà rientrare in ultima posizione. Non rientra, no. No, rientra, Ah, rientra, scusami, Shagod. ero su un Niente, nicio, perdonami, chiedo scusa. Chiedo scusa. Tanto Wally ha guadagnato tre posizioni. Vediamo. Sì, Gas Metano si è guadagnato 9 posizioni, così per gradire. E Fire Prince 7 posizioni ha guadagnato invece. Però sono loro due quelli ne hanno guadagnate di più. tanto Shagod giustamente mette la rossa, quindi proverà una rimonta folle, Sì. quantomeno per cercare di partire il più avanti possibile per la successiva gara. Pecca. Intanto anche Gabri ha cambiato l'ala. Intanto Joe Zarate che doveva partire sesto, si ritrova sesto nonostante le 5 posizioni di penalità, quindi ha guadagnato, infatti
Ah no, ah no, la penalità è in gara. Per la gara gliela dà la Ah, ecco, infatti vedevo che non aveva dato, quindi la penalità è per la gara per Joe Zarate. Ah, è ancora ecco, peggio. Sì, infatti, forse era meglio per la sprint, si avrebbe preferito più la sprint, Joe, sicuramente. Eh sì. E quindi niente, praticamente safety sprint, quindi praticamente solo, cioè, già la sprint è corta, poi ci facciamo due giri di safety, praticamente non riusciremo anche ad avere il DRS probabilmente. Ciuccia ha staccato lungo lì, purtroppo. Ero on board con Ultra Andrea, ero, quindi ho visto proprio lì, purtroppo ha provato la staccata un punto pericoloso lì, gli ha pizzicato il posteriore, poi si è girato Shago. Peccato, perché Shago potrebbe essere sicuramente un protagonista sia di questa sprint, lo sarà probabilmente tentando una grande rimonta. Intanto giù da Paybox, forse ha rotto l'ala, e sicuramente potrà essere anche in gara, però speriamo che riparti il prima possibile la gara, perché già sono pochi in giri. In realtà mette la rossa giù da l'ala, è integra, mette la rossa e basta. Forse ci sta come strategia cercare di rimontare qualche posizione così, anche se comunque non è che abbia questo ritmo incredibile, quindi comunque forse era meglio che rimaneva lì a combattere un po' e sperare che davanti succedesse qualcosa che rientrare e ripartire dietro. Però non so quanto gli sia convenuto comunque, perché adesso con pochi giri a disposizione e con tutti che avranno scia e a palla, sarà comunque complicato passare, anche col vantaggio, sì, di mescola. Ma non fa troppa differenza ora, perché come hai detto giustamente te ora, scia, ERS, DRS sono tutti incollati, non fa tantissimo effetto ora la rossa. Sai, uno deve rientrare, la mette ovviamente una gomma più prestazionale, però rientrare appositamente a mettere la rossa, insomma, magari poi mi sbugiarda, Fabri, cioè non intendiamoci, magari ho detto una cazzata io, però boh, noi ce l'auguriamo. Intanto la safety rientrerà in questo giro. Occhio a Ciuccia che stava quasi per tamponare la asse. Adesso vediamo perché come gestiranno la prima. Sono. Quindi praticamente Ciuccia ha preso in pieno Shagod, mi dicevi prima? Sì, curva 1 è andato dentro, ha staccato un po' lungo Shagod, era lì, poverino, ha fatto la curva ma ha preso una sculacciata da dietro, diciamo così. Come va piano Ultra Andrea, vediamo quando decide di ripartire. Andrea, vediamo quando decide di ripartire. Intanto ringrazio i 32 spettatori in live che ci stanno seguendo. Adesso con questa seconda ripartenza Andrea aspetta ancora, non vuole dare la scia, vuole partire veramente all'ultimo. Parte adesso. E occhio perché Prince è già incollato. Intanto bandiera gialla settore 3, mi sa che l'ha persa. Vado a vedere io. Tanto attenzione col delle. Scusate, Prince si affianca, gli lascia l'esterno Andrea. Andrea chiude molto bene, leggero contatto, leggera sbinnata da parte di Andrea che tiene la posizione. Occhio dietro Ciuccia, prova a farsi vedere anche Marco. Intanto vedo una asse che l'ha sbinnata. Prince non molla su Andrea. Intanto Ciuccia prova a tenere, a difendersi su Marco. Occhio Ciuccia che prova, no, alza il piede saggiamente, qui va un po' largo e tiene la posizione Ciuccia, la tiene in posizione anche Andrea, con un Prince che ha voluto subito essere molto molto aggressivo per attaccare. Tanto anche Wally comunque la sua rimonta in sesta posizione, ha preso la posizione su Asme. Shagod che intanto è il tredicesimo, si gira Mister Orso nel frattempo. Sì, tanto Shagod è il tredicesimo, Mamma mia, Prince è infuocato. Prova manovre di disturbo nei confronti di Ultra Andrea. Rimane sempre fisso sui due decimi. Vediamo, anche Ciuccia però è vicino. Marco adesso un po' lontano, addirittura si deve difendere da Joe Zarate. Passa Joe Zarate, incredibile. Marco forse si è un po' addormentato perché, o forse ha fatto un errore. Largo perché Joe, vediamo. No, la tiene. Ha fatto Nicio, si è girato Nicio. Si è girato Nicio. Sì, l'ha persa, però rimasto in pista. E occhio perché Marco è incollato a Joe Zarate. Vediamo se ci prova. Anche davanti Ciuccia su Prince. Si butta dentro. Attenzione.
si lascia del giusto spazio. Bellissimo il sorpasso di Ciuccia. Bellissimo il sorpasso di Ciuccia su Prince. Primo evento 1-2 Ferrari a Monza. Tanto bandiera gialla, settore 1, si gira Spinotto. Spinotto, sì. Non c'è un attimo di pausa, occhio che Prince però non ci sta. Incredibile la gara che sta facendo Ciuccia, la gara che stanno facendo le Ferrari in generale. E intanto qui dietro con Marco che prova attenzione su Giozzara, di non punti possibile, però qui passa anche Wally. Erroraccio di Marco che perde addirittura un'altra posizione anche su Wally. Tanti errori in questa, in questo inizio di ripresa di safety da parte di Marco, che da terzo si è ritrovato addirittura sesto. E occhio perché Wally ci prova su Giozzarate, Wally ci prova su Giozzarate, passa. Passa Wally, intanto Sciaco dodicesimo, prova la sua rimonta. Intanto Andrea scappa, Ciuccia si mette come fedele scudiero del pilota Ferrari. Intanto mano anche mano sul gol del Leon. Sì, mano sul gol del Leon. Occhio a Giozzarate però, che non molla Wally, due decimi. Adesso si abiliterà anche il DRS, dato oltre Andrea giro veloce. Shagod giro veloce 21.9 con gomma rossa. È lontano ancora Gio per provarci. E in questo momento un attimo di riposo lì davanti. Ma che ripartenza di safety. È successo un po' di tutto. Intanto no, la perde anche Shagod. Sì, è successo un po' un casino. Sì, non è che l'ha persa, però ha perso una posizione comunque. Intanto attenzione, lotta Alessio Casbetanos. Alessio Casbetanos, bellissima la lotta. No, ruotata incredibile di Alessio su Casbetanos. Che botta che gli ha dato fortunatamente. Casbe è rimasto in pista. Una ruotata incredibile. Veramente sportellata a destra e a sinistra. Fomentatissimi oggi i nostri ragazzi dell'RVA. Monza proprio da questo effetto. Wally arriva su Fire Prince. Era un secondo, otto decimi. Due primo, era 8 decimi. Intanto sono qui su questa lotta, ma Di Marco in mezzo alle due Alfa Tauri. Però diventa difficilissimo passare quando quello davanti ha il DRS. Molto complicato. Gasmetano su Alessio Pagano alla parabolica. Quindi conviene alzare il piede per prendere il DRS. Infatti, infatti non ci prova, sì. Alza il piede. Prova ad uscire anche più forte per poi avere il DRS in uscita. Tanto prima, va largo Alessio Pagano, va largo Alessio Pagano e passa Gasme, che avrà anche il DRS. Sì, è stato intelligente qui, devo dire. Occhio a Shagod che prova a riavvicinarsi. C'è anche Checco Russo dietro. C'è anche Checco Russo dietro che lo va a farsi vedere negli scarichi della Williams. Alza il piede saggiamente, non può provarci, difficilissimo. Torniamo davanti però perché Prince non ha mollato Ciuccia. Ciuccia sta cercando di tenere il DRS da Andrea, sta facendo un po' elastico. Sicuramente Andrea sta provando a non spingere troppo per dare il DRS a Ciuccia, per difendersi da un Zeta Prince che è sicuramente voglioso di ripassare Ciuccia, di partire secondo, di guadagnare posizioni. Andiamo a 6 decimi, Ciuccia mi sa sì, c'è ancora il DRS, però c'è Prince che non utilizza praticamente S, Ciuccia l'ha usato invece al 40%, invece Prince addirittura all'80% dovrebbe cominciare ad usarlo, se vuole sperare in qualche sorpasso. Attenzione, qui esce molto meglio dalla parabolica, si avvicina tantissimo a Ciuccia. Andrea rallenta un pochino, vuole dare il DRS a Ciuccia per difendersi. Intanto dietro c'è Giozzarate incollato a Thomas, Thomas che non ha DRS di quello davanti. Non ha neanche Ers Wallace, perché ha non neanche giù però, Non, non ne ha neanche giù. No. Qui proverà l'attacco, Fire Prince ne ha tantissimo. Sì, Ciuccia giro veloce, ma qui giù addirittura ancora prima quasi che ci sia il DRS. Brucia Wally e passa giù, grande gara la sua, primo momento in quarta posizione. Torniamo davanti perché c'è Prince incollatissimo. Grande strategia delle Ferrari, veramente grandissima gara per il momento proprio a casa loro. Prince prova a farsi vedere gli specchietti di Ciuccia, fa azione di disturbo. Il pilota Ferrari, no! No! Andrea si gira! Non ci credo! Non ci credo Andrea si gira! No! Non ci credo Andrea si gira, incredibile come l'ha persa Andrea. No! Non ci credo, non ci credo. E io mi devo stare zitto. E io mi devo stare zitto ovviamente. Peccato, veramente peccato. E occhio perché adesso Prince c'ha una ghiotta occasione di passare Ciuccia. E a due decimi ha tutto l'est a disposizione per attaccarlo. Intanto bandiera gialla settore 2. Una McLaren. Una McLaren, momo.
Adesso Prince deve dar voce, sfogo. Tanto no, si è girato John Zarate. No, si è girato anche Joey. Incredibile, incredibile quello che sta succedendo. Però attenzione, torniamo davanti. Torniamo davanti perché Prince è vicinissimo. Avrà un paio di chance di passare, di attaccare Ciuccia. Ciuccia utilizza quasi tutto l'ers, lo sta usando anche Prince. Forse Prince un po' più, carico di Ciuccia. Si avvicina più nei settori guidati che sul dritto. Occhio a Marco su Wally, occhio a Marco su Thomas. Occhio a Marco su Thomas, passa Marco. Si prende la terza posizione momentanea di questa sprint, che sarà fondamentale soprattutto per la gara se riuscisse a mantenerle. Tanto Prince, errore mi sa per Prince. Un secondo, sì. Tanto Asme, Asme su Asme. Bandiera gialla settore 3, si è girato di nuovo Giozzarate. Madonna. Mi sa che sì, Prince errore perché ha perso tantissimo da Ciuccia. Sì. Peccato perché in due curve al penultimo giro abbiamo perso due dei protagonisti di questa sprint. Sì, incredibile. Mi piace veramente, veramente tanto, sia per Andrea che per Giozzara. Vediamo se Prince prova ad avere un'ultima chance, anche se ha quasi finito. Ha detto Badiera già la settore 2, ancora una McLaren. Sì, mamma. Prince esce molto molto lento dalla Ascari, Tanto Gabri si ritira. Gabri si ritira. Andiamo però sulla Ferrari di Ciuccia, che quantomeno tiene lui alta la bandiera della Ferrari, dopo che potevano veramente sfiorare un 1-2 incredibile nella sprint. Ciuccia Rodelle vince la sprint race. Oh, la perde con del Leon all'ultima curva. Incredibile. Quindi intanto torniamo davanti, che Ciuccia, dicevo, vince la sprint race del Gran Premio di Monza a casa loro. La Ferrari poteva fare 1-2, però comunque si porta a casa la prima posizione di Ciuccia Rodelle, e quindi di conseguenza la prima posizione anche in gara come partenza, non pole position, perché pole position non è. Shagod, che rimonta in decima posizione, non prende punti perché i punti li prendono dal primo all'ottavo, però comunque quantomeno praticamente riparte dove era arrivato, più o meno dove era partito prima che della safety. E quindi niente, una spinta che ci ha recato un sacco di emozioni, non ne oso immaginare la gara. Peccato per cambi di posizione. Sì, peccato per le sbinate di Andrea e di Giozzara dall'ultimo. Sì, sì, scusa se ti ho interrotto alla fine, ma c'era quella lotta con Asme e Lasche, si sono incrociati con la persa. C'è da dire chi ne ha guadagnato di più in questa sprint è stato Manuel, parte quinto. Insomma, ha guadagnato 10 posizioni, quindi sicuramente per lui. Eh sì, intanto qui vediamo il resoconto appunto d'aria. Con Marco che guadagna 6 punti riesce a rimontare un po'. Ciuccia soprattutto prende 8 punti, una sprint comunque importante per lui, che gli consente di guadagnare posizioni anche in classifica piloti. E poi questo tutto il resoconto con Simo Skiller e Gabri che partiranno ultimi e penultimi, con la Williams di Nicio anche a sorpresa che parte 17esima. Quindi adesso vediamo un po' le strategie in gara. Chi sceglierà la bianca, chi la gialla, per chi vorrà rimontare magari da dietro. Sarà molto molto interessante. Ci aspetta una gara da vivere tutta ad un fiato. Adesso avviso i piloti. Intanto Ale, vuoi elencare velocemente le classifiche adesso che abbiamo un attimo di pausa? Piloti, sì, costruttori e corporazioni. Sì, assolutamente sì, stavo guardando un po' di i primi, diciamo, reclami. Allora, partiamo con la classifica dell'RWA, che vede in salda prima posizione Marzai con 250 punti, segue Shagod a 167 punti, Manuel 162, Wally a 127, Ultra Andrea a 115, Gasmetanos 107, Nicio 102, Asme 90, Ciuccia Rodelle 58, Joe Zarate 56. Questa è la top 10. Poi abbiamo Simo Skiller in 11esima posizione, Gentleman 12esimo, poi abbiamo Jox, Checco Russo, abbiamo Gabri Ultras, Alessio Pagano, Giuda Tomommo, Anel e Mister Orso a chiudere la classifica. Mentre abbiamo nei costruttori
Prima Red Bull a 303 punti, seconda Williams a 269 punti, quindi ancora tutto aperto per i costruttori. Alfa Romeo 197, Mercedes 191, 186 Ferrari, anche qui abbiamo praticamente tre scuderie in 11 punti. Alfa Tauri 146, Alpine 141, Haas 63, Aston 54 e McLaren 46. Mentre la classifica corporazioni, vediamo Williams prima con 871 punti, Red Bull ha soltanto 50 lunghezze, 820 punti, poi abbiamo Alpina 527, Alfa Romeo 504, Haas 469, Mercedes 468, quindi una sola lunghezza di distanza, Ferrari 318, McLaren 304, Alfa Tauri 259, Aston Martin 245. Queste sono le classifiche dopo il Gran Premio d'Olanda. Perfetto, grazie Ale, grazie di questo resoconto. Intanto stiamo un attimo aspettando la pausa di qualche minuto prima di partire con la gara normale. Insomma, una sprint che ci ha dato emozioni, tra virgolette, sia non devono essere per forza positive, però insomma ci ha regalato tanti colpi di scena. Abbiamo perso Simon Skinner, abbiamo visto Chagot che si è girato, insomma, abbiamo visto tante rimonte, tante battaglie, insomma ci ha dato il suo da fare anche questa sprint. Sì, adesso non oso immaginare la gara che vedrà tanti giri, sicuramente tanti sorpassi, tante lotte. Quindi sono molto ansioso di vederla. Intanto aspettiamo qualche altro minutino, tempo che i piloti si riposino un attimo, mettano a posto gli assetti, la strategia. Allora, ci sarà da vedere anche la strategia, chi magari sceglie di partire con la bianca, chi con la gialla. Che comunque qui se riesci a rimanere nel trenino DRS, anche una bianca ti può aiutare per l'ultimo settore, per l'ultima parte di gara, diciamo. E qui ovviamente fanno tantissimo gioco anche le safety. Ovviamente qui se riesci a rimanere nel trenino del DRS, te la giochi. Se perdi il DRS è finita veramente. Qui poi è complicato ri recuperare quando quello davanti a DRS. Sì, intanto manca un minuto, ragazzi. Ok. Quindi un minuto e sarà di nuovo tempo di gara. Stavolta però quella vera. Dicevi Fabri, scusa. No, dicevo, intanto prima che comincia la gara, che brevemente, poi magari lo andiamo a sottolineare successivamente. Chagod, c'era un premio in palio questa sera per la gara di casa. Era chi faceva la pole position RVA. E quindi Chagod, che mi sembra che ha fatto la pole, ha vinto un premio di una carta PSN dal valore di 10 euro. Quindi complimenti a Chagod. La pole non era questa della sprint? No, la pole, la qualifica pole position. Bravo Shagod, un decino a casa. Eh sì, dai, Ci 10 siamo euro. ora. Ci siamo, ragazzi, ci siamo, Dai. ci siamo. Si parte, si spengono i semafori. 3, 4, 5. Il via del Gran Premio di Monza con un ottimo spunto da parte di Ciuccia, anche dietro di Marco, che prova subito ad attaccare Prince. Prova ad attaccare Prince e passa su Prince, almeno momentaneamente. Vediamo come arrivano a curva 1. Vediamo come arrivano a curva 1. Prova Marco, si butta all'interno. Che No! è successo? Manuel Wally. Attenzione, tanto sbinotto, Però penalità. Tanto Marco non riuscirà a prendere la posizione di Prince, l'ha tenuta. Grande partenza, c'è subito il vuoto dietro di quei primi tre Koasbeck, addirittura 1.6. Andrea su Manuel. E Checco Russo su Mister Orso. Dicevi Ale, che è successo? Niente, c'è Sbinotto che ha tagliato proprio la prima variante all'interno. Ha preso Manuel che a sua volta ha preso Wally. Tanto occhio, qui c'è una lotta, Shaco con Mister Orso, non molla nessuno dei due. Mister Orso alza il piede saggiamente, passa Shaco d'ottava posizione con Bianca, Shaco, il primo nei primi Gasly su 11, il nuovo Manuel. Bianca. Tanto mi sa che Giudap no, sta a posto, non si è girato. Tanto Spinotto addirittura con gomma rossa è partito. Tanto qui lotta Casmetano Smanuel, Casme che si trova in sesta posizione, occhio a Simoschini e Nice che sono già in tredicesima e dodicesima posizione.
hanno già guadagnato un bel po'. Tanto Ciuccia ovviamente fa il giro veloce, prova subito a scappare, 7 decimi, intanto no, ma delle box, mi sa che rotolala, sì. Rotolala. Intanto prende anche 5 secondi di penalità Manuel. Un weekend che sembrava si fosse raddrizzato, diciamo. Tanto che Corusso su Shagod, no, che Corusso si gira! Che Corusso si gira, adesso non sappiamo se c'è stato un contatto con Shagod o no, però che Corusso l'ha sbinnata. Chissà se l'ha persa da solo, se c'è stato un tamponamento da parte del pilota Williams. Tanto torniamo qui davanti perché c'è lotta, c'è Bagar con Andrea che anche comunque è tornato pienamente in gara, è quinto lì. Vediamo perché adesso c'è un attimo situazione di studio. Ancora il DRS non è stato abilitato. Comunque Ciuccia sta cercando di tenere un buon passo. Lo sta tenendo per il momento. Tiene quei 7 decimi di distanza da Prince, 8 decimi. Con Marco che intanto partirà già la settore 1. Gabri che è partito ultimo e ultimo è rimasto. Veramente un periodaccio per il pilota Alfa Romeo che non riesce ad ingranare, ad azzeccare le mezza. Spinotto su Golden Leon. Ci prova anche su Joe, sì, anche su Joe. Vediamo dietro. Sbinotto addirittura ne passa due, però ricordiamo che ha gomma rossa, ovviamente. Una gomma che avrà poca vita, strategia totalmente diversa da parte del pilota Aston Martin. Tanto Golden passa al Giozzard e prova anche a puntare Sbinotto. Attenzione, le due wild, uno contro l'altra, però vediamo, Sbinotto avrà sicuramente maggiore uscita. E infatti qui Golden va anche un po' lungo, prova a Giozzard a passare. Leggero contatto, vediamo, attenzione. Anche Checco dietro arriva, Sì, arriva anche Checco su Golden Leon. Nessuno vuole mollare Golden Leon con gomma bianca. Attenzione, alza un po' il piede. Vediamo se Checco Russo la butta dentro. Passa Checco Russo, gran sorpasso del pilota Mercedes. Tanto partita già la settore 2. No, Ciuccia si è girato. Non ci credo. Ciuccia si è girato. Non ci credo. Incredibile. Colpo di scena. Intanto. Ah, si arriva adesso Simon, c'è dato bandiera gialla ancora, Gabri si ritira. E passa anche Mommo su Ciuccia, incredibile, poteva essere una serata magica per le Ferrari, si sta trasformando in un incubo. E adesso c'è Marco che è secondo ed è a un secondo e due da Prince. Con pian piano stanno risalendo Shagod, Nicio, Simon Skiller, che sono adesso tutti e tre in zona punti. E sono anche con gomma bianca. Occhio perché Simo Skiller è attaccato a Nicio. Andiamo su Simo Skiller che è incollato a Nicio. Vediamo se sfrutta Ers. Spalanca l'ala, si avvicina. Non usa ancora Ers però. Nicio già ne ha usato un po'. Anche Simo adesso sì, un po' al 50%. Comunque gran passo gara di Prince. Sì, si è messo lì tranquillo. Sta facendo il suo. Per ora tiene fuori DRS Marzai, vediamo se riesce a continuare così. Sarebbe molto importante rimanere sopra il secondo. Sì, anche perché poi Marco deve stare attento perché c'è Asme dietro, c'è Andrea che spingono comunque, che sono in zona DRS e che quindi sì, è al limite. Secondo è zero e comunque sì, Prince gran passo. Marco non riesce ancora a prendere il DRS in nessun modo, rimane stabile su quell'1 e 2. Non riesce a prendere DRS. Vediamo se adesso Asme è al limite. Asme 1-0, vediamo. 1-0, no, mi sa che non prenderà il DRS sul rettilineo perché adesso c'è il detection point. No, lo prende. No, non prende il DRS. Dovrà stare attento ora sul 3 Andrea. Bandiera gialla settore 3. No, Prince! Non ci vedo, Prince! Anche Prince si gira, no. Prince! Incredibile quello che sta succedendo! La sbinna anche Prince. Mamma mia. E quindi Marco peccato. Diventa leader del Gran Premio di Monza momentaneamente in testa. Secondo Asme, terzo Ultandrea. E occhio perché c'è Shagod che in quinta posizione rimonta. Ma adesso direi a Marco di stare attento perché porta malissimo essere primo questa sera. Porta malissimo. Si sono girati tutti quelli che erano primi. Shagod, Ciuccia, Andrea, Prince. E adesso è il turno di Marco. E quindi... Non voglio dire niente, però vabbè, scherzi a parte, però sì, ragazzi, cioè... incredibile, mamma incredibile. Mia.
una Monza che sta diventando letale per tanti tanti piloti questa sera, ed è ancora solo il quinto giro di 27, con Andrea che ha 5 decimi da Asme. Andrea che mette nel mirino il pilota Fatari, ma soprattutto mette nel mirino il pilota Red Bull. Lui che sappiamo che ci crede, l'ha sempre detto nelle ultime settimane, gli ultimi giorni, ci crede alla rimonta, e quindi deve fare il possibile prima di per passare Asme e poi per puntare appunto il pilota della Red Bull. Dato occhio però Marco, Simo attaccato a Nicio. Simo incollatissimo a Nicio, Nicio che non avrà DRS, ma era già la settore 2, la risbinna, mi sa, un Alfa Tauri, Manuel. No, un Alfa Tauri, una Mercedes. Occhio a Simo Skiller. Però c'è primo ultra Andrea Asme, c'è primo ultra Andrea Asme. Asme, eccolo. E poi andiamo su Simo Skiller, Nicio. Andrea passa. Simo Skiller incollato, già ha usato praticamente tutto l'ERS. Nicio un po' meno, infatti non è che guadagni più di tanto Simo sul dritto. Tanto vuoli su Shagod, vuoli su Shagod. Shagod gomma bianca, vuoli gomma gialla. Prova a uscire un po' meglio in trazione Shagod per tentare un attacco, però vuole a più trazione con la gomma gialla ovviamente. E passa. Andrea che in questo momento vediamo adesso con pista libera quanto ne ha per accorciare su Marco. Si avrà la possibilità di avvicinarsi il passo per andare sotto il DRS, che sarebbe fondamentale in questo momento per Andrea, questa fase della gara. Sì, deve in tutti i modi ora, perché è vicino, deve andare ora a cercare DRS. Allora Dani ci dice che Nicio il posteriore è rotto, non sappiamo come l'abbia potuto rompere, però ci dice che il posteriore è rotto. Difficile che posteriore è rotto, Sì, infatti. Prince anche 3 secondi di penalità, sì, infatti vediamo che ha difficoltà Nicio, Simo è lì sempre. Occhio a Shagod però, occhio a Shagod che con gomma bianca tiene il passo di Thomas che ha gomma gialla. Adesso sicuramente proverà non a ripassarlo, ma deve anche difendersi dietro da un buon Mister Orso che comunque è in settima posizione. Sta provando comunque, Mister Orso sta facendo un'ottima gara, si trova in settima posizione a gomma gialla, resta nel treno comunque di Shagod, del DRS di Shagod. Abbiamo spinotto su Simo Skiller. Alza il piede Spinotto, sa che lì non può passare. Però prova a uscire un po' meglio con gomma rossa Spinotto. Ecco. No! Non ci credo! Ecco. Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Dai ragazzi, 2 volte su 2 però! Non ci credo! Safety car! Non ci credo! Non ci credo! Incredibile. Simo Skiller sarà infuriato. 2 volte su 2 lo stesso pilota che Wild Card, che lo butta fuori sia in sprint che in gara normale. Incredibile. Immagino, oltre che a Simo Skiller, sarà arrabbiato anche il suo TP. Che non si è arrabbiato. Fortunatamente sono in live. Meno male che sono in live. Guarda, veramente. Tanto Marco rientra. Rientrano tutti, mi sa. Tranne quelli che hanno gomma bianca. Sì. E qui va a favore di chi aveva la gialla, Sì. Invece, per esempio, Simo che ha la bianca e adesso la rotta. Gara in salita. Tanto Giozzato ovviamente non si ferma col De Leon. Asme la rossa addirittura. Asme rossa, l'avevi sbagliato. Sì, penso proprio di sì. Asme addirittura gomma rossa. Incredibile. Ora c'è Shagod primo, Giozzato secondo, Golden Leon terzo. Sì, in questo momento, come al solito, il buon vecchio Casme è in piena corsa per il podio, perché comunque è lì con gomma bianca, la sua sosta l'ha fatta, ha davanti a sei piloti che devono fermarsi, c'è Asme con la rossa che non andrà lontano ovviamente con questa gomma. Incredibile quello che è successo, davvero dispiace quando comunque una Wild rovini la gara in questo modo, anche perché non l'ha rovinata solo a Simo, mi sembra che abbia anche creato danni a qualcun altro. Sì, anche in partenza.
Vediamo un po', ci saranno un altro paio di giri sotto safety. Ma penso sì, questo è il prossimo. Questo è giusto il prossimo, dai, il tempo che si raccodano tutti e... sicuramente... sicuramente rientrerà. Prendiamo un attimo di pausa anche noi perché sono stati giri veramente infuocati. Intanto sono molto d'accordo con Franco, che dà un consiglio al nostro Sbinotto, che non replicherò ovviamente, però è un consiglio che inviterei a seguire al pilota dell'Aston Martin molto vivamente. E quindi ringraziamo Franco, bandiera della IRF dopo questa sera. Sì. Adesso con piloti come Nicio e Simo, secondo te la gialla quanto possono farla durare? Li fa una 16-17 giri la gialla? Tanto è cos'è dura, successo a Casbetanos? Incredibile, mi sa che Casbetanos l'ha persa perché ha perso tre posizioni, era davanti a Wally. Incredibile, la perde sotto safety Casme, no. Incredibile. È dietro anche a Mister Orso, sì sì. Dicevi, scusami Ale, secondo te quanti giri può fare la gialla da Mosca? Allora è dura 17 giri di gialla, bisogna vedere, ti dovessi dire, alla fine ci arrivi, però arrivi al limite dei limite, cioè arrivi con delle gomme che non ne hanno più. E rischiosa, però non avevano, io capisco anche, non avevano tante alternative per rimanere in gara. Qui o rientra un'altra volta la safety, speriamo di no per lo spettacolo, ma ovviamente quello è quello che vorrebbero, per allungare la vita della gomma, non tanto per rientrare, perché anche se rientrassero non avrebbero scelto a montare una bianca, giusto per aumentare di un paio di giri la vita della gomma. Però è difficile con la gialla ora, bisognerà vedere, tanto soltanto la pista ci dirà quello che sarà poi l'esito della strategia. Torniamo ora su Shago che si riparte. Sì, ci siamo alla ripartenza. Andiamo un po' su Shago e vedere quando darà lo strappo. Parte adesso il pilota della Williams. RV Shagod parte in questo momento con attenzione Andrea, subito incollato a Marco, Andrea subito incollato a Marco e vuole subito approfittare della Ferrari. Vediamo se è anche si col De Leon su Gio Zarate. Occhio incrocio qui tra Andrea e Marco, incredibile. Attenzione Momo, dove si è buttato? E Momo si gira, attenzione cos'è successo, attenzione ancora contatto lì Wally. Andrea, ma Momo dove si è buttato? Si è girato col De Leon, no attenzione, no col De Leon Marco, con lotta tra i due. Marco prova a prendersi la posizione, ma che Mommo assurdo, come si è buttato Mommo. E passa Marco, si prende subito la terza posizione, a Mommo un folle in curva 1, è arrivato all'improvviso, è apparso all'improvviso Mommo come un folle. Ha preso in pieno Ultra Andrea, incredibile ragazzi. Attenzione, correzione per Golden Leon, Marco già vicino a Gio Zarate. Marco già vicino a Gio Zarate. Incredibile ragazzi, cosa stiamo vedendo? Sì, ha staccato probabilmente lungo, poi vedremo. Beh, vedere, però sembrava abbia staccato lungo e purtroppo ha preso Ultra Andrea. Sì, direi di sì, che è davvero andato lunghissimo. E ha preso in pieno Andrea, incredibile, incredibile. Torniamo in gara però, con Marco attaccatissimo a Gio Zarate. Ovviamente vantaggio di gomma, Marco in questo momento deve gestire perché ha la gara comunque in questo momento nelle sue mani. C'è Wally incollata col De Leon, intanto Wally incollatissima col De Leon, con Andrea che adesso si è un po' spento, forse avrà avuto anche danni all'ala perché c'è Momo che adesso è di nuovo incollato a lui. Momo ci prova, Andrea gli concede l'esterno, Momo se lo prende tutto, prova l'incrocio, tiene la posizione Andrea. Fire Prince esce molto più veloce di Momo, infatti lo passa. Vediamo che anche penalità Fire Prince. Tanto c'è Wally, attenzione bandiera gialla, si è girato Mister Orso. Mister Orso, Mister Orso. Peccato per il pilota Alpine. Sì, sta facendo davvero una gran bella gara. Peccato per il pilota Alpine che si è girato.
Intanto Shagod sta scappando nei confronti di Joe Zarate, però ricordiamoci che deve fermarsi. E Marco invece in questo momento rimane in scia a Joe. Intanto Gasme 3 secondi di penalità. Gara completamente rovinata dalle Alpine, erano in ottime posizioni e a un certo punto, diciamo, hanno buttato tutto all'aria entrambe. Tanto di DRS abilitato. Fire Prince su Ultra Andrea incollato, però non ha DRS Fire Prince. Tanto Nicio passa Asme. Vediamo qui come escono. Sì, rimane davanti Andrea. Andiamo davanti ora. Marco 3 decimi. 3 decimi da Joe Zarate. Rimane incollato. Intanto dietro, occhio. Mommo Ciuccia. Mommo Ciuccia ancora. Mommo passa su Ciuccia. Mommo on fire in questo momento. Anche forse un po' troppo. Adesso non so dove l'abbia passato Ciuccia. Tanto no, Alessio Pagano, no, è box. E tira i box. Attenzione che c'è Prince incollato oltre Andrea. Oltre Andrea che dopo quel contatto praticamente si è spento. Non riesce più ad avere un buon passo, rimane anche distante da Wally. E addirittura viene attaccato dai piloti dietro di lui. Andiamo davanti però, Marco incollato. Marco incollato a Joe Zarate. Adesso lo deve passare per non perdere troppo terreno da Shagod. Vediamo, utilizza l'S. Utilizza DRS. Joe Zarate è molto scarico sul dritto, eh. Vediamo però, adesso Marco ce l'ha. Ma arriva. Adesso vediamo se si butta Marco. No, rimane dietro. Joe molto scarico sul dritto, eh. Non ha nemmeno utilizzato tutto l'S. Tiene alla grande la posizione Joe Zarate in questo momento su Shagod. Qui si giocano punti importanti per i mondiali corporazioni, quindi delicata questo momento di gara, soprattutto anche nelle retrovie con Nice e Simoschile. Nice che è a ridosso della zona punti, invece Simoschile non riesce a risalire. Intanto Ciuccia ripassa Mommo, prova un po' a ricostruire la Ferrari, la gara che inizialmente sembrava andare in positivo, poi è successo di tutto. Vediamo adesso Marco però di nuovo vicinissimo a Joe Zarate. Non utilizza S, si mette solo in scia di RS. Qui è difficile provarci alla scala di prendere un rischio. Infatti rimane dietro Marco, si avvicina solamente col DRS senza provarci. Incredibile il passo che sta avendo Shagod, che nonostante la gomma usata comunque guadagna su Marco. È vero che Marco ha Joe Zarate, però tanto bandiera gialla, si è girato Corusso. Corusso, sì. Tanto Prince sul Tandrea. E c'è anche Ciuccia che passa sul Trandrea. Andrea larghissimo. Andiamo davanti però perché c'è Marco incollato a Joe Zarate. Adesso forse ci proverà. Adesso ci prova, sì, ci prova. Gli concede l'interno. Se lo prende tutto Marco. E passa su Joe Zarate. Vediamo se Joe Zarate prova a uscire. No, non ci prova. E adesso vediamo con pista libera se Marco ne ha per andare a riprendere Shagod, che dovrà fermarsi però. Comunque Mommo a 3 secondi, Andrea. Sì, intanto Mommo su Andrea. Andrea non ne ha proprio in questo momento. Secondo me Ultra Andrea o ha la macchina danneggiata. Oh, attenzione però, Andrea ci riprova. Andrea ci riprova all'interno su Mommo e passa. Oh, Mommo la perde! Sbattere a muro, incredibile! In trazione Mommo. Peccato perché stava comunque facendo una buona gara. Intanto qui davanti c'è Asme e Nice che sono incollati. C'è una lotta assurda per entrare in zona punti. Incredibile colpo di scena, la perde anche Mommo. Tanti errori questa sera. Intanto Marco rosicchia un paio di decimi a Shagod. Manuel su Ultra Andrea. Qua va lungo Nicio. Prova a buttarsi dentro Asme. Prova a buttarsi. Mamma mia. Hanno rischiato entrambi. Arrivassimo Skidder dietro, Hanno rischiato. Gasme. C'è Gasme che prova a inserirsi. Su Simo Skidder. Vedremo, perché mi sa che ha preso DRS Simo Skidder probabilmente su Gasme. Però forse anche Gasme ce l'ha, perché comunque era sotto il secondo rispetto ad Asme. Gasme è uscito benissimo. E infatti prova ad attaccare Asme. Vediamo se ci prova. Gli tira la staccata. Va dentro Gasme. Gli tira la staccata.
Qui va molto sul cordolo, infatti non esce benissimo. Vediamo se Simone approfitta. Incredibile, quante bagarre. Marco che sta rosicchiando ancora qualcosina, resta sempre lì su 2-8. Ecco, siamo schede su Gasme. Passa Simo. Si prende di nuovo la dodicesima posizione. È su una strategia diversa rispetto a quella di Gasme, però sicuramente questa gomma gialla non potrà durare tantissimo. Comunque Shagot veramente grande passo gara, nonostante i 7 giri di vantaggio di gomma bianca. Comunque Marco non è che riesca a recuperare più di tanto. E c'è Giozzarate che resta stabile sui 3 decimi nei confronti di Marco. Sì sì, si è messo lì dietro, DRS si fa trainare. In questo momento di più non può fare, purtroppo una sosta ancora da fare, deve farsi trainare. Mi sa che sì, infatti mi sa che a breve si fermeranno, eh? Si dovranno fermare, penso. Vediamo, Shagot ancora non si ferma. In teoria un paio di giri. No, c'è stata anche la safety, però un paio di giri si fermeranno per montare la gialla. Occhio a Giozzarate, eh? Occhio a Giozzarate, prova ad avvicinarsi, però è troppo lontano, non ci può provare. Serata molto movimentata, molto molto movimentata. Piena di colpi di scena e mancano ancora 11 giri. Quindi tutto può succedere. Shagot starà pregando in tutte le lingue del mondo che esca una safety. Questo momento, quindi forse anche per questo sicuramente sta cercando di allungare il più possibile lo stint. Sì. Sicuramente anche Nicio e Simo Skiller stanno pregando che esca una safety. Sì, chi non si è fermato, tutti quello che vorrebbero. Infatti mi sa che fino a quando può Shagot allunga, cioè tiene la bianca. Anche perché comunque non sta perdendo su Marco, quindi non gli conviene fermarsi in questo momento. E quindi cercherà di allungare il più possibile. Anche se comunque adesso dovesse fermarsi Shagot, mi sa che perderebbe comunque un bel po' di posizioni. Adesso non ricordo quanti secondi si perdono ai box. Dato che Corusso 5 secondi, 5 secondi, mi sa che si ritira. Sì, infatti sì. Corusso si ritira. Bravo, molto bene ai box. E Shagot ancora non si ferma, nemmeno Giozzarate. Nessuno però. Tanto vediamo dietro se c'è qualche lotta particolare. Adesso un po' fase di stallo, perché sono tutti scia, quindi diventa difficile vedere dei sorpassi. Intanto Giozzarate non esce molto bene. Una leggera sbinnata. Oh, vuole su Golden Leon, vuole su Golden Leon. All'interno. Il Golden Leon era andato a trazionare sull'erba, infatti aveva perso. Mamma Wally, l'ho visto andare su salsicciotto arancione, dove lì se ci vai per bene te ne parti. Esplodi. Sì, esplodi. Quindi ha avuto tanta paura. Intanto Nicio sul Trandrea. Nicio sul Trandrea in un punto dove è difficile passare. Infatti veramente incredibile. Non so dove sia passato. Forse Andrea mi sa che è uscito male perché... ancora sul Trandrea correzione. Ma c'è Asme che è incollato. Andrea veramente non ne ha più. Mi sa che appunto avrà preso per forza danni alla macchina. Perché veramente non va Andrea in questo momento. Si ha preso una bella botta laterale. Sì, mi sa di sì. Forse aveva le pance danneggiate, perché quella botta che gli ha dato Mom è stata, mi sa che se l'ha sentita per bene. Tanto dice, entra in zona rientra molto... Giozzarate. Giozzarate box, rientra, box. Ah, pensavo l'avesse girata. No. Ho paura, pensavo l'avesse girata Joe. Basta, si è dato oggi per gli spin, dai. Si rientra giù. Vediamo, mette gomma gialla. Tanto Gasme ha passato Simo Skiller, però a penalità. Vediamo le penalità. Sono 5 per Manu e 3 per Gasme e 3 per Prince. Shagot che non rientra ancora. Tanto bandiera gialla settore 3, l'ha persa Mommo. No, è Clara e Mommo, sì. Sì, Mommo l'ha persa Mommo ancora. Tanto no, si è girato Ciuccia di nuovo. No. Si è girato di nuovo, vabbè. Ciuccia, incredibile. Stava rimontando. Anche Mister Rosso. Ancora Ciuccia. No, Ciuccia l'ha ripersa, ancora... ha perso anche l'ala ora. Oh, Nicio, pure Nicio si è ritirato. Nicio, porca miseria. E safety car. Safety car, adesso vediamo che cosa fanno. Eccolo che voleva Shagot. Povero Giozzarate, bastava un giro.
Ma cosa sta succedendo, ragazzi? Quindi colpo di scena incredibile. Adesso vediamo che cosa fanno quelli davanti. Allora, Shago sicuro deve rientrare per forza. Sì. Vediamo cosa fa Marco, soprattutto cosa fanno tutti gli altri, perché mancano 9 giri, mi sa che rientreranno tutti, eh. Vediamo Marco. Vediamo Marco. Marco rientra. Gold rientra. Wally non rientra. Wally ci prova. Rientrano tutti, rientra Manuel, rientra Asme, rientra Andrea, rientra Casme, sì, rientrano, schile, sì, tutti. Marco la rossa. Marco la rossa. Non è una cazzata, eh. Che mancheranno 7 giri quando ripartirà la safety. Occhio, Shago sicuramente benedice questa safety, però ricordiamo che c'è Wally davanti che è anche Simo la rossa. Simo Prince, Marco, Simo la rossa. Sì. Incredibile. Gasmi la rossa, Mister Orso la rossa. Tanti hanno optato per la rossa. Oltre Andrea ha già la usata di 7 giri. Attenzione, perché gara che ha da regalarci ancora tante tante emozioni. Quindi vediamo, perché adesso Marco con la rossa sarà bello aggressiva davanti a sé, il pilota Williams. A Wally che ha 11 giri di bianca. Wally qui va nell'erba. Non capisco perché. Cosa sta facendo Wally? Ah, forse ha provato a far passare Mommo. Cosa fa sdoppiare Mommo? Ha fatto sdoppiare. Tra l'altro molto sportivo qui Tom, eh? Devo dire la verità, sì. Molto molto sportivo, perché avesse tenuto Mommo dietro sarebbe stato di disturbo a Shago De Marco. Invece facendolo passare ha direttamente Shago De Marco dietro. Quindi se fossi Mommo a questo punto mi ritirerei, perché vediamo se riesce a sdoppiarsi. Sì, si è sdoppiato. Ah, si è sdoppiato, dai, meno male, dai. Si è sdoppiato, ogni tanto va, ogni tanto non va. È un po' pazzo questo gioco. È rimasto l'unico Wally con le bianche in pista. Sì, infatti Wally mi sa che ha fatto una cazzata. Sono tanti, 8 giri, 7 giri da fare. Allora, tanti, se Mommo si riesce ad accodarsi subito, anche se la vedo un po' complicata, si faranno 7 giri, altrimenti 6, e comunque sono tanti. Una bianca di 12 giri contro una gialla di 1, una rossa di 1, e tra l'altro quella gialla e quella rossa sono Shago De Marco, quindi mica roba da poco. Non lo so. Ha fatto i suoi calcoli troppi. Non vedo come venirne fuori bene, sinceramente. Molto, dico molto sinceramente, Fabri. Perché vuole dare una pazzia. Sì, cioè non è nemmeno dire proprio una pazzia, cioè qui è dura, perché Shago del gialla c'ha un passo mostruoso. Marco con la rossa, anche lui va molto forte. Golden Nero abbiamo visto ora ha un grandissimo passo. Boh, che vi devo dire, ragazzi, avrà fatto i suoi calcoli, avrà calcolato i rischi, vediamo. Tanto mi sa che arriva Mommo, No, è lontano. Un altro giro lo dovranno fare per forza. Sì, un altro giro sicuramente. Ora sta arrivando dalla roccia. Meno male che la pista è corta. Immagina Singapore. Sì. Sì, dai, ci saranno 6 giri. Sì. Una mini sprint race da vivere tutto ad un fiato, con tutto ribaltato, e quindi ci sarà sicuramente da divertirsi. Sì. Tanto Nemesi Sports che scrive appunto gara assurda, sì. Nanni che scrive una mano dal cielo per Shagod. Questo sicuramente Shagod ha sfruttato al meglio, è restato fuori, ha avuto ragione, adesso è in piena chance, ha tutte le chance per giocarsi la vittoria del Gran Premio, che sarebbe incredibile. Lui che partiva addirittura decimo.
dove vuole Ferrari, undicesimo e quattordicesimo da primo e secondo, che erano in sprint praticamente. Sì. Però ha ritirato Gabriel Ultras con l'Alfa, le due Aston Martin, la Mercedes di Checco Russo e la Williams di Nicio. Quindi nel momento abbiamo 15 piloti in griglia. Mommo che arriva ora la prima di Lesmo. Sì, no, mi sa che adesso si riparte, si riparte. Safety car in questo giro, sì. E infatti sì, safety in questo giro. Allora vediamo Wally, che dovrà fare una difesa, se riuscirà quanto pure a difendersi, perché mi sa che Shagot ci proverà subito ad attaccarlo, eh. Subito dalla ripartenza. Sicuramente non chiede il permesso. No, quello, no, mi sa che non lo chiederà nemmeno Marco con gomma rossa. No. Quindi vediamo, vediamo, perché tutto da vivere questa mini sprint race di 6 giri. Vediamo quelli quando dallo strappo. Wally mi sa che aspetterà tanto prima di darlo, perché sì, non deve dare troppa scia, altrimenti. Parte adesso, parte ecco. Adesso. Vediamo Marco subito incollato a Shagod. Vediamo se ci prova subito o no, un po' lontano. Fa il Prince su Joe Zarat, vediamo se ci prova con la rossa. Si stacca dentro. Ma che... Madonna, no! Ecco, no, ecco, contatto. Contatto. Incredibile. E anche no, Simon Schiller la perde. No, incredibile, Madonna. Incredibile, ragazzi. Incredibile. Oh. Quanti contatti, quanti contatti. Torniamo davanti, però. Su Manuel. Ma vai. Incredibile. Shagot incollato. Shagot incollato. Tanto si ciuccia su Manuel. Però restiamo qui davanti perché la lotta è tutta qui. Tre decimi, sono in tre decimi Shagod. Qui si avvicina tantissimo, mamma mia, quasi incollato, quasi praticamente incollato. Shagod già ci prova. Shagod già ci prova. Occhio a Marco, che mamma mia ha avuto l'effetto di... che quasi arriva a tamponarlo. Mia, mamma che staccava. Mia. Shagod passa. Vediamo se ci prova subito. Arriva anche dietro Marco. Shagod non ci vuole provare. Occhio che arriva Marco dentro, va a farsi vedere. Tanto dietro c'è Golden Leon che va lungo. C'è Golden Leon che va lungo e Marco che è incollatissimo a Shagod. Tanto bandiera gialla. No, Prince. Prince, e occhio che posso uscire un'altra safety. E infatti safety car incredibile. Safety, incredibile, safety. Incredibile, incredibile, ragazzi. Se Thomas la porta a casa così, fa un capolavoro. È vero, gli ho dato un po' dalle safety, ma sarebbe un vero e proprio capolavoro. Incredibile. C'è assurdo, ragazzi, assurdo. Assurdo. Quanti giri si faranno? Due, safety. Se scende ora rientra al 26esimo giro, due giri fai. Incredibile, incredibile. Secondo me non ci si fa nemmeno a riattivare DRS. No, DRS no, questo può aiutare Thomas. È vero che Shagod avrà più trazione, questo però potrà aiutare Thomas. Sicuramente faranno 24, ripartono al 26. No, al 25 ripartono, scusami. 25, sì. 23, 20, sì, 25. Tre giri. Arrivano sul traguardo, comincia il 26esimo, secondo me. No, adesso comincia il 24. Adesso faranno tutto sotto safety. Tanto mi sembra. Rientra, chi è che rientra? Ciuccia perché e Momo. Ciuccia è rientrato, sì, strano. Dicevo, tanto spero che Peppe si riaccodi, perché veramente sta mettendo un'eternità Peppe. Sì, no, se Peppe riesce a riaccodarsi si fanno 25, 26 e 27. Ok. Mi sa di sì.
sì, è rettilineo. No, Beppe rientra in box, benissimo. Si ritira probabilmente. No, mette rossa nuova. E quindi, allora, se ci sono solo due giri, come presuppongo, allora Thomas può difendersi. Anche se Shagold la difenderà con unghie e coi denti a questo punto. Vediamo se la safety decide di rientrare adesso. No, forse no. No, se no doveva dire. No, allora si fanno due giri. Due giri. Due giri, cioè, di gara. Te l'ho detto, quando nel momento in cui taglierà il traguardo per ripartire sarà il 26esimo. Infatti ora fai 25 quando riparte. Se non si fossero fermati Sciuccia, Giudappe e Mommo, sarebbero ripartiti adesso. Dunque è ancora lontano Giudappe, eh? È alla seconda di Lesmo. Giudap, sì, se la sta vedendo con molta 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 calma. Sì, sembra molto Marc Genet. Carlo, avrebbero ripartito adesso, Carlo. Esatto. Ma che ne sa la gente dell'International di Gambaro? Quindi due giri di veramente. Sì. C'è Giudap che sono tre giri che praticamente sta facendo gara da solo, non riesce ad accodarsi in nessun modo. Vai Peppe, puoi taglia le curve per favore, taglia le curve. ti prego. Beh, la safety rientrerà comunque adesso, però. Quindi restiamo un po' su Giudap. Vediamo se riesce ad accodarsi prima che dia l'avviso del rientro della safety. Dovrebbe farcela, Perché poi Wally rallenterà tantissimo. Sì, no, ma ce la fa. Ecco, in questo giro. Ci siamo, due giri. Ci siamo, due giri, ragazzi, due giri. Sono due giri. Vediamo. Shagold deve provarci. Shagold deve prendersi il rischio. Se lo deve prendere anche Marco. Quindi devono rischiare se vogliono provare a prendere la vittoria. Per Marco la vedo complicata. Shagold ce l'ha l'occasione. Marco è difficile perché è terzo. Deve passare Shagold e Thomas. Invece, Shagold ce l'ha. Può avere la possibilità di vincere. Vediamo quando riparte. Partito. Partito. Occhio perché Marco è già vicino, E dietro anche Ultandria subito su Asme. Mamma Marco, per quanto non ha preso Shagold. Intanto dietro. Incredibile quello che sta provando a fare Andrea. Ultra Andrea la passa. Sì, passa col del Leon Ultra Andrea. Grande rimonta del Piota Federato. Si è girato. No, si è girato Simo Skiller. Incredibile. Sì. Porca miseria. Incredibile, colpo di scena, torniamo davanti però. Perché c'è Shagold che è incollato. A Wally. Tanto Asbe passa Gasbe. Tanto si ritira Giozzarate. Anche, incredibile. Mamma, Shagold è incollatissimo. Lo uscirà sicuramente più forte qui, Sì. Gomma gialla più nuova. Guarda quanto è incollato, incollatissimo. Non usa il Lers, non usa. Non ci prova, vuole provarci sul rettilineo principale. Sì, per non riandare la scia ora.
Adesso ci deve provare, da sfogo a tutto l'ERS. Ultimo giro. Si avvicina tantissimo. Ah, sono ruota a ruota. Vediamo, tira la stacca di una Shagod, va dentro Wally che non vuole mollare. Si lascia nel giusto spazio. Si butta dentro anche Marco. Wally non molla. Incredibile che difesa di Thomas. Shagod non ci sta. Prova a buttarsi alla roggia. No, non si butta la roggia. Attenzione, tanto si ritira anche Manuel. Si ritira anche Simon Skinner. Intanto occhio a Marco. Sta per perdere Shagod. Mamma mia, se Thomas la porta a casa così fa un miracolo. Guarda però quanto gli esce vicino adesso. È incollato Shagod. È incollato Shago, ci deve provare dopo la Scari. Gli esce vicinissimo, ci deve provare adesso, però ha finito l'ES, ma si avvicina Shagod. Sono alla parabolica, arrivano in due. Shagod va dentro e passa Shagod e vince il Gran Premio di Monza all'ultima curva. RV Shagod, incredibile. E tanto Gas me l'ha persa l'ultimo. Scusate, penalità. Che gara, ragazzi, all'ultima curva. Ultra Andrea l'ha messa quarta, alla fine. Sì, infatti, buono per Andrea. Incredibile, all'ultima curva, RV Shagod la vince così. Che gara, ma complimenti a Thomas che ha tenuto alla grandissima con una bianca di 20 giri. Incredibile. Intanto scrive, ragazzi, sei nel podio? Sì. E quindi è finita anche la gara di Monza. Tanto vanno altri risultati di gara per i tempi. Sì. Qui questo il resoconto di la gara. Poi andiamo a fare il resoconto invece generale. Tutti i punti guadagnati tra sprint e gara normale. Tanto abbiamo chiesto ai ragazzi di entrare nel party. Shagod è entrato. Buonasera Shagod, ciao. Marco è entrato, manca solo Thomas. Sì, ragazzi. Ciao Marco, buonasera. Ciao Marco. Ciao Fra. Manca solo Thomas. Che gara, ragazzi, mamma mia, che gara, dall'inizio alla fine, compresa anche la sprint, la qualifica, di tutto. No, scusa, no, cinema.
Ha scritto Thomas che è un attimo in bagno. Allora, intanto partiamo col terzo classificato, Marco. Buonasera a te, complimenti comunque per il podio. È stata una gara folle, quindi raccontaci un po', dai, il resoconto della serata tra Q-Brevi, sprint e gara. Allora, intanto buonasera a tutti, di nuovo. Ciao, Tom. La qualifica non è andata come speravo, sinceramente. Una settima posizione non me l'aspettavo. Però, comunque, sia la sprint l'ho condotta abbastanza bene, mi ha permesso di posizionarmi in terza posizione. Buonissima terza posizione. Gara in completa gestione, i primi giri, anche perché comunque poi Ciuccia e Prince l'hanno sbinnata. E la mia sfortuna sono state le safety car. Avrei avuto la possibilità magari di vincerla alla fine con la gomma rossa, però poi è entrata quella safety car tifosa, e infatti mi erode un po'. Però rispetto alle ultime gare sono contento, dai, sono tornato sul podio, non c'è male, dai. Complimenti a Shagod per la vittoria, il sorpasso all'ultima curva, stupendo. Perfetto, ma Ale, tu hai qualcosa da chiedere a Marco? No, io lo manderei a riposare, soltanto complimenti per la gara e che secondo me aveva fatto la mossa giusta con la rossa agli ultimi giri. Quella secondo me aveva fatto una mossa azzeccata, solo quello, veramente. È stato sfortunato con le safety. Va bene, Marco, io ti faccio i complimenti e ti auguro in bocca al lupo per la stagione. Comunque, Shaco ti prende sì 10 punti del campionato, però comunque il tuo vantaggio è ancora abbastanza ampio, quindi puoi comunque gestire con risultati del genere, bene o male facendo secondo, terzo, dovresti riuscire a mantenere comunque il distacco per il campionato, quindi ti auguro in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Crepi, grazie. Ciao Marco. Passiamo al secondo classificato, Thomas, che veramente ti faccio complimenti perché quella scelta di rimanere fuori è stata veramente un rischio che alla fine ha pagato, tra virgolette, perché comunque adesso non mi ricordo prima della sosta che posizione eri. Eri terzo prima della safety? Quarto. Allora, quindi sì, direi che ha pagato alla grandissima. Certo, avessi vinto sarebbe stato ancora, cioè, clamoroso. E nonostante tutto, ti è stata soffiata solo all'ultimo giro, all'ultima curva la vittoria. Quindi incredibile, veramente complimentoni, Tom. Sei rivisto veramente il Grazie, vecchio grazie Thomas tante. Gagliardo, Leone, gli ultimi giri. E quella è la domanda che ti faccio, è come mai hai deciso di fare questo, però? Niente, me la sono sentita così. Ho visto che tutti rientravano, Fabio. Ho detto, o la valo a spike. Tanto ormai, persa con persa, vado così. Eh sì. Ed ero comunque molto, molto sicuro sulla gomma. Me la sentivo molto bene. Ho chiesto anche ai ragazzi che erano con me in parte. Ragazzi, io resto fuori che me la sento bene. Quindi, non problem, sono andato così e stavo per pagare. Sono arrivato con il 78% di usura prima della SCARI. Infatti, l'ingresso ho un po' scodato e sono arrivati vicini Shagod e Mark. Qua Però, sì, rischiavi tanto, là sì. tanta, tanta roba. E Raikkonen sarebbe fiero di me su queste Ale, tu hai cose. qualcosa da chiedere al tuo compagno di squadra, di scuderia? Ma io ovviamente sono contentissimo per Wally, il mio TP, che ti devo dire. Ci è mancato poco, dai, Wally. Ci sta, Dai. complimenti a Fra. Shagod c'è a Imola. Sì, Sì, ci ci sarà, farò una ci sarà. frog splash dalla terza coda per punizione. No, è stato. Dopo tutte le Parte tutto. sfortune che ci sono state in gara, chi toccato in curva 1, anche a me, dopo della ripartenza, non so chi mi ha toccato, mi sono ritrovato tredicesimo e poi sono risalito piano piano. Dai, Però, bravo. dai, ci stiamo, ci siamo. Bravo, bravo Tom, bravo Tom. Ti Grazie, faccio ancora i complimenti e ragazzuoli. vai a bere qualcosa di forte. Sì, come il buon Stefano, non so. Comunque, c'è Nanni che ti dice che alla parabolica si prende l'interno, non si va sull'esterno. Belle mia, Un gondo è quando ce la fai, ma un gondo è quando 78% non ce la facevo più. Va bene così, Toh. Ti ringrazio, ti faccio ancora i complimenti Grazie, e grazie bravissimo. Fabri. Passiamo al primo classificato, alla vittoria, al photo finish incredibile dopo che c'è stata una sprint in salita, poi la gara è stata
continuo saliscendi, hai dovuto sperare che uscisse la safety, hai portato quella bianca anche tu fino allo stremo. E tra l'altro non solo la vittoria, per te è una dolcissima serata perché non so se lo sai, hai sentito, ma hai anche vinto una PSN card dal valore di 10 euro. Buonasera a tutti e grazie mille. Perché Grazie mille. hai fatto la pole position, quindi valeva come premio di questo Gran Premio di Monza. Poi ci sarà anche per l'RWS e l'RWA. Non dico già però per cosa, cioè per chi fa che cosa vince qualcosa. Dico solo che non sarà la pole position della qualifica. Quindi bravissimo Shagot, complimenti, raccontaci un po' com'è andata la gara, la serata. Ma allora, in qualifica è stata un po' una fortuna, perché poi al terzo tentativo nessuno ha chiuso il giro e non si sono migliorati. La sprint, non c'è molto da dire, sono stato toccato e sono finito ultimo. Non solo, poi c'è stato un contatto tra Simo Schiller e forse una Aston Martin che mi ha anche rotto l'ala, quindi sprint proprio da dimenticare. E nulla, poi in gara ci abbiamo provato con la bianca. Come al solito esce sempre la safety della finestra per la gomma gialla. E allora io, Dani Messi e Nicio ci siamo messi a pregare in parti per un'altra safety. Alla fine è arrivata. Comunque il passo ce l'avevo. E niente, devo fare i complimenti a Thomas che è un toro con quella gomma lì bianca. È stato veramente un pazzo. E poi mi sono divertito tantissimo con lui, con Marco, duelli veramente corretti e belli, veramente belli. Fra Ale, tu hai qualcosa da chiedere ad Alessandro? A No, Fra, scusa. ma tranquillo. No, no, io ho tanti complimenti, soprattutto perché non si era messa bene dopo la sprint. Tanto di cappello, però ha fatto una grande rimonta. Ti sei messo lì con calma, col tuo passo. Bravo, veramente, veramente complimenti. Grazie ancora. Bravo Fra, Complimenti a ancora ti Marco, faccio ancora i Thomas, complimenti compagno di allenamenti. Tanta roba, fra. e ti auguro in bocca al lupo per le ultime 6 gare stagionali. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, siete stati davvero tanti. Ringrazio Ale per la compagnia al convento, ci siamo divertiti. Grazie a te Fabri, è stato un onore E come sempre. grazie anche per me soprattutto. E niente, raga, io vi do appuntamento con l'RV lunedì prossimo. No, lunedì prossimo, fa 2 settimane, perché dopo Monza c'è la pausa. Quindi fa 2 settimane con l'RV, invece mercoledì e giovedì RVS ed RVL sempre a Monza. Buonanotte a tutti, ragazzi.